governi di tutto il mondo si presentano spesso come modelli di trasparenza e responsabilità. Elaborano discorsi che enfatizzano il loro impegno verso i valori democratici, la stabilità economica e la protezione della sicurezza nazionale. Tuttavia, dietro questa facciata attentamente curata, si cela una rete di pratiche occulte, manipolazioni e decisioni che spesso sfuggono al controllo pubblico. Queste azioni nascoste, molte delle quali vengono alla luce solo grazie a informatori, giornalisti investigativi o fughe di notizie, rivelano i meccanismi complessi con cui i governi gestiscono il potere, controllano l'informazione e tutelano i propri interessi, spesso a spese dei cittadini che dovrebbero servire. Una delle pratiche più diffuse e insidiose è la manipolazione dei dati economici. I governi sanno che i numeri, che si tratti della crescita del PIL, dei tassi di disoccupazione o dei tassi di inflazione, sono indicatori potenti della prosperità o del declino di una nazione. Modificando il modo in cui queste cifre vengono calcolate o presentate, le autorità possono dipingere un quadro dell'economia molto più roseo di quanto la realtà suggerisca. Questo ottimismo artificiale contribuisce a mantenere la fiducia del pubblico, a stimolare la fiducia degli investitori e a rafforzare la stabilità politica, consentendo così ai governi di evitare riforme difficili o lo scrutinio che deriverebbe da rallentamenti economici. Un esempio eclatante di questa situazione si è verificato in Grecia all'inizio degli anni 2000. Desideroso di soddisfare i rigorosi criteri finanziari richiesti per l'adesione all'Eurozona, il governo greco ha deliberatamente sottostimato il suo debito pubblico e i suoi deficit di bilancio. Per anni ha mantenuto una parvenza di stabilità economica, nascondendo i gravi problemi strutturali che si celavano sotto la superficie. Quando la verità è finalmente venuta a galla nel 2009, l'illusione è crollata, innescando una crisi finanziaria che avrebbe fatto precipitare il paese in anni di austerità, disoccupazione di massa e profonde difficoltà sociali. Il ritardo nell'affrontare la situazione ha aggravato l'impatto, poiché le riforme che avrebbero potuto mitigare la crisi sono state evitate fino a quando non è stato troppo tardi. La guerra, con il suo costo umano ed economico colossale, è un altro ambito in cui i governi spesso nascondono la realtà al pubblico. In tempo di conflitto, i cittadini sono uniti attorno a discorsi sulla sicurezza nazionale e i governi promuovono il patriottismo, mettendo a tacere le conseguenze a lungo termine degli impegni militari. Tuttavia, dietro questa retorica patriottica, le guerre spesso diventano attività redditizie per gli appaltatori della difesa e le società private, che traggono profitto dal protrarsi dei conflitti. Gli incentivi finanziari a prolungare le guerre il più a lungo possibile raramente coincidono con l'interesse del pubblico per la pace o con il benessere dei soldati e dei civili intrappolati nel fuoco incrociato. L'invasione americana dell'Iraq nel 2003 ne è un esempio lampante. La guerra fu giustificata con il falso pretesto che l'Iraq possedesse armi di distruzione di massa, un'affermazione ampiamente smentita dopo che non fu trovata alcuna arma di questo tipo. Tuttavia, a quel punto, la guerra si era trasformata in un conflitto prolungato che sarebbe durato anni, costando oltre 2 trilioni di dollari. Ciò che era stato inizialmente presentato come un intervento militare necessario e rapido si è trasformato in una guerra senza fine che è costata la vita a centinaia di migliaia di persone e ha lasciato dietro di sé una scia di distruzione. Nel frattempo, appaltatori militari privati come Halliburton hanno realizzato miliardi di dollari di profitti, rivelando il netto contrasto tra la giustificazione pubblica della guerra da parte del governo e gli interessi finanziari sottostanti in gioco. La sorveglianza dei cittadini è un altro ambito in cui i governi spesso oltrepassano i limiti, nascondendo la vera portata della loro sorveglianza dietro argomentazioni di sicurezza nazionale. I programmi di sorveglianza di massa, presentati come misure necessarie per combattere il terrorismo o la criminalità, spesso operano ben oltre i limiti di ciò che il pubblico sa o ha acconsentito. I cittadini possono credere che la loro privacy sia protetta, ma in realtà i governi raccolgono enormi quantità di dati personali, spesso senza alcun controllo chiaro. Le rivelazioni di Edward Snowden nel 2013 hanno portato questa questione alla ribalta. Edward Snowden, un ex dipendente della National Security Agency,
NSA americana, ha rivelato l'esistenza di un vasto apparato di sorveglianza globale che monitorava non solo le minacce straniere, ma anche le comunicazioni di milioni di cittadini americani. Programmi come PRISM, che consentivano alla NSA di raccogliere email, registri telefonici e dati di navigazione in Internet, funzionavano su scala massiccia, ben oltre quanto il governo avesse ammesso pubblicamente. Queste rivelazioni hanno scatenato un dibattito globale sulla privacy, la libertà e il ruolo del governo nell'era digitale, mettendo in discussione l'idea che la sorveglianza fosse limitata alle minacce alla sicurezza nazionale. L'influenza delle società sulle politiche governative è un altro aspetto oscuro della governance che spesso sfugge al controllo pubblico. In molte democrazie, le società esercitano un potere immenso attraverso il lobbying, le donazioni alle campagne elettorali e i rapporti personali con i decisori politici. Questa influenza consente loro di plasmare le normative, ottenere politiche fiscali favorevoli e bloccare i tentativi di riforma che potrebbero ridurre i loro profitti. Mentre i governi possono affermare di agire nell'interesse pubblico, l'influenza delle società spesso fa sì che le priorità delle grandi aziende vengano prima di tutto. Negli Stati Uniti, l'influenza dell'industria assicurativa sanitaria durante l'elaborazione dell'Affordable Care Act, o ACA, offre un esempio significativo. Le compagnie assicurative, determinate a proteggere i propri profitti, hanno esercitato forti pressioni contro l'inclusione di un'opzione pubblica, un sistema assicurativo gestito dal governo che avrebbe potuto offrire assistenza sanitaria più conveniente a milioni di americani. I loro sforzi hanno dato i loro frutti. L'opzione pubblica è stata esclusa dalla versione finale dell'ACA, garantendo il dominio continuo degli assicuratori privati sul mercato sanitario. Il risultato è un sistema che lascia molti americani con premi elevati e accesso limitato a cure mediche a prezzi accessibili, arricchendo al contempo le compagnie assicurative che hanno contribuito a plasmare la politica. Il debito pubblico è un altro ambito in cui i governi spesso nascondono la verità. Il debito pubblico può accumularsi silenziosamente nel corso degli anni, man mano che i governi emettono obbligazioni e altri strumenti finanziari per coprire i deficit, senza affrontare i problemi di bilancio sottostanti. Questo consente loro di ritardare le scelte difficili, ma a costo di indebitare le generazioni future, il che può portare a un collasso economico. Il collasso finanziario di Porto Rico ne è un esempio lampante. Per anni, il governo dell'isola ha minimizzato l'entità del suo crescente debito, emettendo obbligazioni per coprire i suoi deficit di bilancio e sostenendo che la situazione fosse sotto controllo. Tuttavia, nel 2015, Porto Rico è andato in default sul suo debito, rivelando la vera portata dei suoi problemi finanziari. La crisi ha portato a severe misure di austerità, a tagli drastici ai servizi pubblici e a diffuse difficoltà economiche per i cittadini portoricani. È un esempio che illustra come i governi possano nascondere la vera entità del debito pubblico fino a quando non è troppo tardi per evitare la catastrofe. Un'altra tattica impiegata dai governi per mantenere il controllo è l'uso dei media per plasmare l'opinione pubblica. Esercitando influenza sugli organi di stampa, sia attraverso la proprietà diretta che coltivando stretti legami con le società mediatiche, i governi possono controllare il dibattito pubblico, mettere a tacere le voci dissenzienti e promuovere i propri programmi politici. Questo controllo è particolarmente evidente nei regimi autoritari, dove i media fungono da megafono della propaganda. La Russia offre un esempio eclatante di manipolazione dei media sotto la presidenza di Vladimir Putin. Il Cremlino esercita uno stretto controllo sul panorama mediatico del paese, utilizzando organi di stampa statali come RT, precedentemente Russia Today, per promuovere narrative filo-governative e minimizzare le critiche. Durante l'annessione della Crimea nel 2014, i media russi hanno dipinto l'evento come una riunificazione pacifica con la Russia, ignorando la violenza e la condanna internazionale diffusa che ne è seguita. Questo caso illustra come il controllo dei media consenta ai governi di plasmare le percezioni nazionali e internazionali a proprio vantaggio. È fondamentale che i cittadini che desiderano chiedere conto ai propri governi comprendano queste pratiche occulte. Mettendo in luce queste tattiche, possiamo chiedere maggiore trasparenza ed equità,
garantendo che i governi servano veramente gli interessi del popolo piuttosto che i propri interessi personali. La lotta per la responsabilità e l'integrità nella governance è una battaglia costante, ma rimanendo informati, possiamo lavorare per un mondo in cui i governi siano tenuti a rispettare gli standard che pretendono di difendere.